Ciao a tutti gli amici di mobilebrand.net/wordpress. Oggi siamo qui per recensire il nostro primo telefono, che è cinese, ma di cinese in realtà secondo noi ha ben poco, a parte la provenienza. È lo Xiaomi Mi 5 e adesso passiamo subito alle specifiche tecniche e a darvi il nostro personale parere. Eccolo qui, il nostro Xiaomi Mi 5 con fingerprint velocissimo, come avete potuto notare. Monta come sistema operativo Android 6.0 con MIUI versione 7, nella quale è presente l'italiano tra le 24 lingue disponibili. Le dimensioni sono 144.6 x 69.2 x 7.3 mm. Sembra un telefono ingombrante, ma in realtà è super sottile, super leggero e soprattutto resistentissimo. Pesa solo 129 grammi, è dual SIM, monta nano SIM ovviamente come SIM card. Il Qualcomm Snapdragon 820 fa il suo lavoro egregiamente con i 3 GB di RAM disponibili su questa versione da 32 GB di memoria. La memoria massima a cui potete aspirare con questo telefono sono 128 GB, quindi come la versione più costosa di iPhone, ma sicuramente lo troverete ad un prezzo nettamente inferiore. Come potete già vedere, le icone sono predisposte già all'acquisto. Il telefono è già pronto all'uso, bisogna solo impostare la lingua. Per il resto non c'è bisogno di inserire alcuna altra impostazione. Ci sono già tutte le impostazioni inserite di Google, quindi Gmail, Chrome, Maps, YouTube, Hangout, foto, tutto quello di cui potete aver bisogno. È già preinstallato il Play Store, quindi non dovrete fare smanettamenti vari, quindi è un telefono che va bene anche per chi non è uno smanettone di conseguenza. Le applicazioni ovviamente sono presenti tutte perché provengono appunto dal Play Store ufficiale. E adesso vediamo un attimo come girano questi 3 GB di RAM aprendo un gioco diciamo non esattamente leggero come critica, in modo da farvi vedere anche il livello della grafica di questo display da 5.15 pollici in risoluzione Full HD. La batteria ha una durata eccezionale, a mio parere, perché giocando con giochi del genere, o anche per esempio Clash of Clans, per dirne un altro, comunque quei giochi ai quali si gioca per ore e ore e ore ininterrottamente, mettono a dura prova le batterie dei nostri smartphone. Ecco qua, il gioco è caricato, direzioniamo il nostro personaggio per farlo andare a combattere con questa grafica spettacolare. Non c'è nessun impuntamento, nulla di negativo da dichiarare, insomma. Il livello grafico è veramente eccezionale per un telefono da 300 euro circa che si può trovare ormai praticamente tutti i siti che importano dalla Cina, attorno ai 350 massimo 400 euro. Avete tra le mani un top di gamma che non ha assolutamente nulla da invidiare, secondo noi ha un S7. La fotocamera posteriore è una Sony da 16 megapixel e la fotocamera anteriore è da 4 megapixel. Personalmente ho girato un paio di video selfie, diciamo, con la fotocamera anteriore,
E non ha assolutamente nulla da invidiare alle fotocamere degli altri cellulari che ci sono attualmente sul mercato. Anzi, in realtà, a mio parere, supera di gran lunga la fotocamera anteriore dell'iPhone 6S, con il quale probabilmente faremo un confronto, perché è inutile confrontarlo con un S7, a mio parere, questo telefono, ma è più interessante fare un confronto iOS contro Android, cinese contro californiano, ma in realtà non prodotto in California. La risoluzione massima è 5312x2988 pixel nelle foto, ha la stabilizzazione ottica. La massima risoluzione video è 4K con 30 fps, ma può arrivare a 60 e 120 fps in slow motion. La fotocamera frontale può registrare fino a 1080 Full HD. Abbiamo GPRS, Edge, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA Plus, LTE. Abbiamo l'accelerometro, ovviamente, come su qualunque telefono di questa fascia. Sensore di prossimità, giroscopio, bussola, barometro. Lettore di impronte digitali, ovviamente, come avete potuto vedere subito all'inizio, super veloce, super reattivo, con qualsiasi delle vostre impronte avete la possibilità di registrare più impronte, quindi avere la possibilità di utilizzarlo con più dita, ma avete anche la password che protegge ulteriormente il vostro mobile phone. Nel microfono è installata la riduzione dei rumori esterni, ha riproduttore musicale, riproduttore video, ha il proprio browser, veramente molto veloce. Proviamo ad aprire il sito del Corriere. Ecco, è già stato caricato. Lo facciamo ricaricare un'altra volta. Proviamo ad aprire un articolo. Non è reattivo dal primo istante, ma non appena tutto l'articolo è caricato, è veramente velocissimo questa versione da 3 giga. La batteria è da 3000 mAh e dichiarano un'autonomia in standby di 250 ore, un'autonomia in conversazione di 1500 minuti. Io che sono abituata ad usare iPhone, sono rimasta letteralmente basita da questo telefono e dalla capacità della batteria. Avete uno dei migliori terminali del mercato ad un prezzo non da top di gamma, ma livello medio, ma avete esattamente un top di gamma tra le vostre mani. Come primo telefono mi permetto di consigliarvi il 64 giga per avere un attimino un po' più di respiro, per avere più foto, più video, tutte alla massima risoluzione con l'HDR, eccetera. Già che ci siamo, diamo anche un'occhiatina al comparto fotografico di questo Xiaomi. Prendiamo un qualunque oggettino per fare una piccola foto con HDR attivato. Adesso ci sono condizioni di luce piuttosto bruttine, ma la foto mantiene sempre una vivida colorazione. Quindi torniamo al comparto fotografico. Come potete vedere, potete fare sia video che foto. Il flash potete impostarlo come volete. Potete schiarire, scurire a vostro piacimento. Basta fare questo swipe per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore. Fare lo swipe verso destra per fare foto di tipo panoramico. Impostare il conto alla rovescia, scatto vocale, quindi potete
anche parlare con il vostro Xiaomi Mi 5, scatto manuale, raddrizzamento dell'immagine, bellezza. Non saprei come spiegarvelo. C'è la possibilità di trasformarlo direttamente in un fisheye, quindi comodo per fare foto panoramiche a tondo. E ci sono altre varie impostazioni, le griglie, i formati dell'immagine, la qualità delle immagini, la saturazione, definizione, contrasto, eccetera. E qui ci sono alcuni filtri, annata bianco e nero, sfocato, alba, normale, indigo, specchio. Proviamo a farne una, proviamo a fare una foto annata, sempre utilizzando questo. Ecco qua, sembra una foto lievemente d'altri tempi. 70 vetro, sia davanti che dietro, e ai lati è in alluminio. Resistentissimo, e questo lo posso dire con certezza perché mi è caduto dall'altezza più o meno della spalla. Io sono alta circa 1,70 m ed è caduto letteralmente di schermo su una piastrella e ha spaccato la piastrella senza riportare alcun genere di danno. E come potete vedere, ovviamente, poi c'è l'icona per fare le vostre telefonate, i vostri contatti. Comparto messaggistica normale che praticamente ormai nessuno usa più, ma tanto abbiamo tutti WhatsApp o altre applicazioni, di conseguenza non è importante. Ci sono già queste applicazioni preinstallate, il Mi Account che vi dà la possibilità di registrare il vostro Xiaomi, la posta, potete impostarla da qui oppure impostarla su Gmail, per se avete Gmail, l'updater. Potete controllare i vostri aggiornamenti sul vostro Xiaomi, l'orologio, registratore vocale, calcolatrice, bussola, Mi Remote, i download che avete effettuato. C'è anche lo scanner, c'è la possibilità di scegliere i temi. Non ce ne sono tantissimi, ma sono già suddivisi per categorie. Ce ne sono alcuni veramente carini. Potete installarli praticamente tutti gratuitamente, basta solo scegliere il vostro favorito. Avete la possibilità di verificare sempre la sicurezza con l'applicazione interna del telefono, potete pianificare la pulizia oppure farla voi manualmente, è installato un antivirus, potete controllare l'utilizzo dati, permessi, lista blocchi, la batteria, tutto nell'applicazione già preinstallata sicurezza. Avete il calendario, il meteo, File Explorer, le note. Dual SIM, non c'è la possibilità di espansione della memoria, perciò se volete prenderlo, noi vi consigliamo 64 giga, se avete più soldi il 128, così avete anche più giga di RAM, più potenza, più velocità. Per noi è un best buy, io ce l'ho, lo sto usando, ne sono entusiasta e io sono una fan di iOS. Di conseguenza, avere un cellulare Android in mano è sempre stata una seconda scelta per me. Sta per diventare una prima scelta perché questo telefono mi ha stupita sotto ogni punto di vista. C'è chi dice che c'è il tasto che sembra plasticoso, c'è chi dice che non sembra ben rifinita la versione bianca perché ci sono le bande nere ai lati, di conseguenza prendetevelo nero perché è più bello da vedere. Queste non sono cose importanti a mio parere e secondo me questo tasto in realtà è veramente ben fatto. Rispetto a quello di S6 che ho provato l'anno scorso, è sicuramente più solido, meno plasticoso, balla decisamente molto meno, anzi non balla per niente e il fingerprint è addirittura più reattivo di quello di iPhone. Cari amici, questo è tutto. Vi do appuntamento alla prossima video recensione sperando di avervi aiutati nella scelta del vostro nuovo cellulare Android. Vi saluto e vi invito a seguirci su mobilebrand.net/wordpress.